Con Alessandra Fissolo, presidente della LPM BAM Mondovì, verso una partita importantissima non solo per la società ma per tutto il territorio cuneese. Finalmente si parla di derby. Sì, un bel derby, sicuramente speriamo che sarà una bella partita. Hai detto bene per tutto il territorio cuneese, credo che sia una bella occasione per tutti gli appassionati di pallavolo, tutte le ragazzine che giocano in tutte le società della provincia di Cuneo a venire a vedere una bella partita di così alto livello e sicuramente c'è la possibilità vicino a casa, quindi sono certa che ne approfitteranno in tanti. Anche dal punto di vista della classifica, l'LPM ha conquistato la qualificazione alla Coppa Italia, quindi adesso tutti i punti che verranno da qui in avanti serviranno per, speriamo, giocare le partite in casa e soprattutto una sfida al vertice, prima e seconda in classifica, una sfida tutta nostra. Sì, una sfida che non pensavamo di arrivare, diciamo, in questa posizione in classifica, e quindi sicuramente ancora più bella, più sentita, quindi non è solo il derby, ma anche una sfida tra prima e seconda, come hai detto tu. Ce la giochiamo tutta fino alla fine. Sappiamo benissimo, che sulla carta loro sono un'ottima squadra, sono prima in classifica meritatamente perché è il loro posto in questo campionato di sicuro, ma noi andiamo a giocarcela con la massima serenità, con la massima tranquillità, di fare bene come abbiamo fatto finora e poi qualsiasi risultato porteremo a casa. Andrà bene. Dal punto di vista dello staff, invece, insomma, parlando con le giocatrici, con l'allenatore, che spirito, che aria si respira tra le ragazze? Beh, sicuramente c'è fermento, c'è emozione, c'è voglia di fare bene, c'è voglia di giocare questo derby. Si alleneranno tutti i giorni con la voglia di arrivare il martedì di Santo Stefano in campo per dare il meglio. Sono un gruppo di grande carattere, di grande qualità, sia tecniche che anche veramente umane, e sono sicura che oltre a prepararsi nel miglior modo possibile, tecnicamente e tatticamente, hanno tanta voglia di giocare questo derby. Non sono tutte della zona, quindi pensavo lo sentissero meno, e invece hanno voglia come noi di fare bene. Insomma, poi qualsiasi risultato, ripeto, verrà, va bene, perché noi il nostro campionato lo stiamo facendo molto bene, quindi abbiamo anche, diciamo, la fortuna di arrivare a questo derby assolutamente tranquille e rilassate. Ce la giochiamo tutta, non dobbiamo vincere per forza, dobbiamo fare una bella partita e poi se portiamo a casa punti. Dal punto di vista tecnico lo sappiamo, Cuneo, l'abbiamo già detto in questa intervista, occupa la prima posizione in classifica, l'LPM sta facendo sicuramente un bel campionato, ma dal punto di vista tattico, secondo me, vedi Cuneo avanti sulla preparazione con le giocatrici, insomma, che idea dobbiamo farci? Cuneo è assolutamente una squadra molto forte, sulla carta insomma, è formata da atlete veramente anche di un'altra categoria, lo sappiamo, l'abbiamo sempre saputo, però a pallavolo non si vince solo sulla carta, si vince anche di gruppo, si vince di voglia di giocare, si vince di carattere, e quindi sono sicura che le nostre, che non mancano né di carattere né di gruppo né di far vedere quello che valgono e valgono tanto, andranno agguerrite in campo. Poi noi abbiamo sempre la nostra arma vincente, che è il pubblico, sono tanti i tifosi che ci seguono, gli appassionati dalle nostre pumine, le famiglie, tantissime persone che arrivano da fuori Mondovì, e sono certa che ci seguiranno anche a Cuneo, e per noi questa sarà un'ulteriore forza, un'ulteriore spinta per fare sempre meglio. Grazie mille. Grazie a voi.